presentiamo la nuova Inster, il nostro SUV ultra compatto 100% elettrico, che va a completare una offerta di gamma sia nell'ambito dell'SUV, quindi appunto partendo da Santa Fe arrivando fino a Inster, sia per quanto riguarda la motorizzazione 100% elettrica, quindi si affianca all'offerta di IONIQ 5 e IONIQ 6 e con EV, e quindi andiamo a presidiare un mercato nuovo per Hyundai e andiamo a parlare sicuramente a un pubblico nuovo con un'offerta, crediamo, molto, molto interessante. Quindi Inster, lo vedete, un SUV ultracompatto 100% elettrico, verrà offerto in due versioni con due pacchi batterie da 42 e 49 kW, un'autonomia molto interessante, perché stiamo parlando di 305-355 km di autonomia appunto a seconda del pacco batteria. Questo vuol dire che in modalità di guida urbana Inster può avere un'autonomia addirittura fino a 400-450 km di indipendenza nella guida, che la rende sicuramente una soluzione di mobilità urbana intelligente e sostenibile. Questo anche grazie a dimensioni molto compatte, abbinate a una grande versatilità degli spazi interni. Quindi il progetto è nato proprio per avere degli ingombri molto ridotti esterni, un passo allungato, un pianale piatto tipico delle auto elettriche, e questo ha permesso ai designer e agli ingegneri di offrire una grandissima versatilità degli spazi. Quindi ha i sedili che possono in diversi tipi di configurazioni privilegiare lo spazio per i passeggeri posteriori oppure garantire un discreto, diciamo, bagagliaio, capacità del bagagliaio per necessità non necessariamente solo urbane. Quindi Inster si rivolge a chi ha bisogno appunto di un concetto di mobilità urbano comunque allargato, perché comunque con 350 km di autonomia credo che le possibilità di utilizzo siano sicuramente molto, molto ampie e non solo limitate alla città. Inster partirà da circa 25.000 euro, questo lo possiamo anticipare, con una dotazione già molto ricca, con un navigatore di serie, con connettività all'avanguardia, con sistemi di BlueLink, come dove equipaggiano praticamente tutta la nostra gamma, un navigatore appunto con doppio schermo di serie su tutte le versioni, quindi connettività a partire dalla versione d'ingresso, ma anche sicurezza, quindi tutti i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida tipiche di segmenti superiori. Questo per permettere le manovre in città, quindi con tutti i sistemi di assistenza al parcheggio e ovviamente frenate autonome di emergenza, che sicuramente in ambito urbano sono molto utili, ma anche sistemi di assistenza alla guida in tratti anche extraurbani, quindi con cruise control adattivi e sistema appunto di assistenza in una mobilità anche extra urbana. Tutto questo, ripeto, sarà di serie, quindi riteniamo che l'offerta sia sicuramente molto, molto importante e innovativa in un segmento che sappiamo in Italia essere molto importante, quello delle city car, delle auto urbane. C'è uno studio proprio per ottimizzare la produzione, per sfruttare al massimo appunto il riciclo dei materiali per la produzione di materiali interni, per poi facilitarne anche poi la fase di riciclo. Il design di Inster si ispira proprio a un concetto di coreanità, quindi si è voluto portare in questa auto cittadina quello che è un po' i valori della coreanità che si stanno diffondendo ormai in tutto il mondo. Corea ormai vuol dire design, vuol dire innovazione, è un modello che si sta appunto affermando in diversi ambiti, e sicuramente l'auto è una delle espressioni più rilevanti, e in questo caso anche partendo proprio dal design, dal tipo di comunicazione che l'auto può dare. È per questo che oggi qua a Milano abbiamo voluto ricreare un piccolo angolo di Corea proprio per presentarla al pubblico milanese.